Mi ha rovinato il mio intervento. Grazie, perché sono perfettamente d'accordo con quello che lei ha detto e meno male che c'è qualcuno che in Parlamento queste cose le dice, anche, come lui giustamente ha detto, anche contro magari alcune linee di altri componenti del suo partito. Quindi vuol dire che ha, ringraziando Dio, connesso il cervello con la lingua e con la parola, quindi grazie. E non è certo quello che ha... da italiano, perché guardate, io non sono né di destra né di sinistra né di centro, io sono un italiano, guardate un po' che stupido che sono, e quindi ci tengo, perché in questo momento la cassa brucia, e mi sono permesso al professor Guarino, di cui ho la stima infinita, una piccola licenza, ma lui me l'ha perdonata, anzi ha fatto un sorriso, perché gli ho detto: professore, vede, qui c'è tanta gente in Italia che mentre la cassa brucia ci sta dicendo che il gabinetto è otturato. Perché questa è la verità, attenzione, la casa sta bruciando, rimbocchiamoci le maniche tutti insieme, poi dopo continuiamo a litigare dopo, ma prima permettiamo che questa Italia esista ancora. Il mio obiettivo è quello di ridare, di riconsegnare questo paese nelle mani dei miei figli, almeno come me l'hanno consegnato i miei genitori, questo è il mio obiettivo. Io lo so che non ci riuscirò, lo so perfettamente, però almeno ci ho provato, almeno i miei figli potranno dire: mio padre ci ha provato a rivedere quest'Italia com'era, perché è vero che l'Italia è grande. Sono stati detti dei dati prima, scusate che io contesto, il debito pubblico italiano è raddoppiato dal 1981 al 1994 per il resto. Vado a dire bene che il divorzio della Banca d'Italia, quando l'allora ministro del tesoro Beniamino Andreatta scrisse la letterina al governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi, da lì è iniziato il raddoppio della Banca d'Italia. Non diciamo stupidaggini, 5% di lì, 5% di là, perché abbiamo lasciato ai mercati, abbiamo lasciato ai mercati la determinazione dei tassi, e abbiamo visto proprio che è successo. E questo è un motivo. Il secondo motivo, guardate caso, il debito pubblico poi è iniziato a aumentare da Maastricht in poi. È iniziato ad aumentare perché non è più aumentato il PIL, siccome si rapporta con il PIL al debito pubblico, è chiaro che è iniziato ad aumentare per stare sempre dietro ai famosi vincoli che ci dava l'Unione Europea, purtroppo. Scusate, ma lo dovevo dire, se no mi sentivo male, perché certe cose poi dopo, ecco. Voglio fare una battuta, io mi auspico da cittadino italiano europeo, perché io sono un europeo. Io mi sento europeo, io mi vanto di essere europeo, ma non mi riconosco in questa benedetta Europa, perché non è un'Europa. È la certificazione di interessi che vanno contro il popolo di tutti quanti gli europei. E quindi mi auspico, è una battuta, è un gioco di parole, però mi piace, che vorrei che alla prossima occasione, cioè a maggio, quando ci sarà il rinnovo del Parlamento europeo, siano proprio i cittadini europei ad aprire una procedura di infrazione nei confronti di coloro i quali adesso ci stanno governando. Cerchiamo noi di aprire questa benedetta infrazione e non permettiamo che ce l'aprano a noi in maniera inconsiderata. L'abbiamo visto, io vi ho detto ieri, a maggio ce l'hanno chiuso, il giorno dopo hanno dato l'ok alla Francia e alla Spagna di fare quello che volevano. Giustamente ha detto Felisario, ma noi 0-1. E poi questa Europa, quando uno dice sì, noi dobbiamo avere fiducia in questa Europa, perché cambieranno i trattati, cambierà qui, cambierà la filosofia, ma se questi signori dal 7 febbraio del 92 non sono riusciti addirittura a uniformare le aliquote IVA, roba da ci vuole una settimana, ma che mercato unico è? Una farsa questo mercato unico, l'abbiamo visto che è una farsa, perché ci sono dei rapporti di forza purtroppo che non consentono. E poi il famoso one market, one money, abbiamo visto articolo 139 di Lisbona, 140, che prevede perfettamente, lo sappiamo, che possono convivere in maniera proficua
per quelli che non hanno la moneta unica, chiaramente, l'appartenenza all'Unione Europea. È vero che l'articolo 50 di Lisbona ci dice che si può recedere dall'Unione Europea, ma noi non vogliamo recedere, noi ci crediamo all'Europa, non crediamo a questa che emana una oligarchia autoreferenziale. Si dicono bravi fra di loro. Fra di loro si dicono bravi, gente non eletta direttamente. Questo è il problema, il cortocircuito che si è creato in Europa. Ma scusate, noi in Europa abbiamo visto che alcuni paesi hanno dato il loro assenso o non assenso al processo di integrazione. A noi c'è mai stato chiesto nulla? Non mi risulta. Io scherzando dico, beh no, di verità una volta c'è stato chiesto a noi. A Domenica Inn, quando Cianchi, allora ministro del Tesoro, ci chiese che effigie volevamo sulle monetine dell'euro. È stato solo quello il coinvolgimento del popolo italiano. Fra l'altro dovevamo pure pagare, perché chiamando col televoto si paga pure, ma questo faceva parte del gioco, è chiaro. Quindi noi non siamo mai stati coinvolti. Sappiamo oltresì benissimo che la stessa Costituzione italiana, articolo 75, impedisce qualsiasi tipo di ricorso referendario nei confronti dei trattati internazionali, più trattati internazionali così, quindi noi siamo completamente estraniati da qualsiasi forma attiva per quanto riguarda il processo decisionale. Ma soprattutto, io faccio un esempio, noi ci siamo affidati inconsapevolmente, perché non voglio essere cattivo e dire in malafede e per ignoranza, inconsapevolmente, per ora, poi dopo vedremo se c'è stata qualche responsabilità da parte di qualcuno, perché un giorno non vi preoccupate che qualcuno andrà a chiedere a molta gente se hanno fatto, stia tranquillo che lei farà parte insieme a noi di coloro i quali individuerà le persone, stia tranquillo, perché lui ha avuto il coraggio di firmare contro, perché? Perché firmando contro ha firmato a favore del popolo italiano, attenzione. Noi è come se ci fossimo affidati a un'automobile, tutti quanti, anzi un pullman, perché siamo tanti in Europa, dove non c'è il conducente, perché è automatica lo sterzo, non si ha la possibilità di poter intervenire sullo sterzo, cioè la politica è stata completamente estraniata da forme correttive. In Grecia, se si fosse intervenuto con dei criteri di carattere squisitamente politico, avrebbero risolto in due giorni il problema. Con pochi soldi, bravo! E non, cioè quei famosi 110 miliardi, se qualcuno avesse fatto banco, come si dice nel gergo, noi oggi parlavamo di calcio molto probabilmente, no? Non staremmo qui a parlare del disastro in cui l'Europa è precipitata e del contagio. E guardate bene, chi è che poi non ha dato l'ok politico è stato, dopo qualche mese, svegliato di notte a settembre dello stesso anno per firmare un assegnino di 90 miliardi solo per parare le terghe, ad esempio la Dexia che stava saltando, va bene? Quindi vi rendete conto che il famoso detto chi più spende meno spende è stato perfettamente verificato, ma d'altronde abbiamo visto che anche non l'hanno capito bene, perché a Cipro hanno fatto la stessa cosa e meno male che era Cipro. Pensate un po' se fosse stata la Spagna, se fosse stata l'Italia o se fosse stata la Francia, che cosa sarebbe successo? Un altro concetto velocissimo, certo di essere estremamente conciso, è tutti coloro i quali dicono ritornare alla lira, alla sfondazione, oddio, aiuto, ma forse non hanno capito che allora invece di propinare la sfondazione che erode e della vera tassa nei confronti dei lavoratori, allora si preferisce sfaldare direttamente il lavoro, gli stipendi, i salari, sfaldiamo i salari, è la stessa cosa. Questo sistema non consente se non quello della sfaldazione interna. Questo, ma così non si capisce. Poi soprattutto ritornare alla sovranità significa riappropriarsi di tutti gli strumenti di politica economica, compreso prendere quella famosa letterina dell'81 e stracciarla, signori, la buttiamo in quella casa che sta andando a fuoco, va bene? Questo bisogna capire, quindi è chiaro che ritornare a una moneta significa avere una flessibilità del cambio, ma significa soprattutto riappropriarsi di una serie di strumenti che oggi noi non abbiamo. Non bisogna avere paura, io mi rendo conto che in 20, 22, 25 anni che ci hanno bombardato, la gente è spaventata. Noi solo se riusciamo a riprendercela la nostra, ma scusate, l'Inghilterra fa parte dell'Unione Europea,
Quando nel 2007 siamo stati investiti dallo tsunami americano che è stato ricordato prima, aveva su per giù gli stessi parametri fondamentali dell'economia, ma anche economici nostri. Su per giù il PIL, su per giù l'inflazione, su per giù anche il tasso di disoccupazione. Oggi, a distanza di 6 anni, loro hanno svalutato del 30%, però hanno la disoccupazione al 7,5%. E scusatemi la mia romanità, chi se ne frega dell'inflazione se poi dopo abbiamo il vantaggio dell'occupazione? Io devo garantire l'occupazione, perché solo, ricordatevi, con il massimo dell'occupazione noi avremo veramente la democrazia. E poi quando si invocano che così facendo coloro i quali proclamano il ritorno alla sovranità sono quelli di destra, perché poi succede che escono fuori quelli con i baffetti che magari di professione facevano prima gli imbianchini, non si rendono conto che proprio le politiche economiche deflazionistiche che oggi sta imponendo l'Unione Europea sono proprio quelle che portano proprio quelli agli estremisti, e l'abbiamo visto in Grecia. In Grecia stanno facendo delle porcherie, stanno facendo la disoccupazione al 27%. C'è gente che muore veramente di fame e lì stanno nascendo i partiti di estremistiche. L'abbiamo visto, c'è Alpadurana, questi qui, e poi siamo noi che andiamo a professare. Ma fatemi il piacere, per cortesia, ma perlomeno leggete la storia, non dico tanto l'economia, basta, ho capito, ho finito. Ma ogni tanto mi viene il sangue. Ma chi ci mandiamo a Bruxelles a sbattere i pugni sul tavolo? No, io non ho nessun mandato se non quello della mia famiglia per dire salvaci il sedere, va bene? Perlomeno garantiscici un futuro. In Europa ci mandiamo gli stessi che se la fanno sotto, qui mi ha rubato prima, che si cavano le braghe di fronte al 0-1, ci mandiamo quelli che vanno a fare gli inchini referenziali come dei maggiordomi, collaborazionisti. Questa gente sono dei collaborazionisti. Anche se sono forte è perché ho la rabbia dentro, perché io so dentro di me che l'Italia è un grandissimo paese e gli italiani sono un grandissimo popolo. Riprendiamoci le chiavi di casa, per cortesia, prima che sia troppo tardi. Grazie.